Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Ve l'avevo detto che ultimamente ero bella pronta, carica, che avevo un sacco di roba che volevo comprare perché degli ultimi lanci ci sono state un sacco di novità che mi sono piaciute un casino ed infatti ecco qua un nuovo video haul. Ragazzi, spero che non vi dispiaccia, spero che vi piaccia guardare i video haul tanto quanto a me diverta filmarli. Perdonate anche la voce un po' così così, ma mi sto ancora riprendendo da una mezza influenza e nulla, la smetto di chiacchierare. Passo al video, ma voi vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, ricordate di cliccare qua sotto per iscrivervi al canale. Allora, parto subito con il botto e vi faccio vedere due invii bellissimi che ho ricevuto da Pixi. Ta-da! Allora, cosa c'è qui dentro? In questa bellissima travel bag, è una di quelle borse per il viaggio, da portare in viaggio, che si possono anche appendere, ecco qua, è bellissima. Non ne avevo mai avuta una, strano ma vero, e la volevo da sempre, quindi sono stata doppiamente felice di ricevere questo invio di Pixi. All'interno di questa borsa ci sono tutti questi prodotti di skincare a tema rosa. Alcuni di questi li avevo già provati e utilizzati in passato, altri per me sono ancora nuovi. Abbiamo il Rose Cream Cleanser, un detergente delicato per pelli sensibili e secche, chiaramente alla rosa, la Rose Ceramidine Cream, una crema idratante a base di rosa, il tonico alla rosa lenitivo, le salviette struccanti sempre a base di rosa, il Rose Glow Mist che è un tonico spray, un'acqua rinfrescante alle rose, il Rose Caviar Essence, una sorta di siero con sfere in olio che stanno sospese al suo interno che mi incuriosisce da un casino ma non avevo mai provato, il Rose Flash Balm che invece è un prodotto che conosco molto bene, è una crema idratante multiuso che può essere utilizzata anche come maschera se applicata in maggior quantità oppure come primer prima del trucco, il Rose Oil Blend, un olio per il viso, e infine lo spray Makeup Fixing Mist. Questo è uno spray fissatore per il trucco. Dato che sto praticamente terminando il mio dorato All Nighter di Urban Decay, non vedo l'ora di mettere alla prova lui. E niente, devo dire che questo è veramente stato un invio bellissimo. Mi piace un sacco. Qui c'è anche il mio nome, c'è scritto Cara Giovanna. Avevo tenuto tutto qui immacolato per farvelo vedere, ma adesso posso finalmente mettermi a testare come si deve tutti questi bei prodotti. Il secondo invio di Pixi è questo, ed è un cofanetto, il cofanetto Pixi Love, che contiene, più grande della fotocamera, due palette di ombretti e un kit di pennelli. La Reflex Light contiene tutti ombretti shimmer, soprattutto di tonalità calde. Come potete vedere, ci sono un paio di rosa, ma la maggior parte sono ombretti dalle tonalità calde che non vedo l'ora di utilizzare. Io ho avuto già modo di provare una palette Pixi, che era la Mixed Metals, che mi era piaciuta un sacco. Ombretti shimmer metallizzati, super intensi, super cremosi. Mi era piaciuta tantissimo e l'avevo anche utilizzata un sacco. La Natural Beauty invece è un pochettino più fredda come sottotoni, ci sono comunque tutti ombretti dei toni naturali, però è un pochettino fredda, come potete vedere ci sono un po' più di sottotoni grigiastri e contiene un mix tra ombretti matte, ombretti satinati e ombretti shimmer. I pennelli invece sono contenuti all'interno di questa confezione che secondo me è un portaocchiali. È decisamente un portaocchiali che insomma può essere riciclato anche per questo scopo e al suo interno ci sono tre pennelli, ve li faccio vedere. Eccoli qua, i pennelli sono le 01, e 02 e 03. Sono dei perfetti pennelli da viaggio perché hanno il manico piuttosto corto, però hanno le setole veramente molto morbide. Penso che possano essere dei pennelli di ottima qualità, devo ancora metterli all'opera. E sono i tre pennelli essenziali che vi permettono di realizzare più o meno qualsiasi tipo di look occhi, ecco. Grazie mille Pixi perché i vostri pacchetti sono sempre, sempre meravigliosi e graditissimi. E grazie a voi soprattutto ho scoperto un sacco di prodotti che altrimenti non avrei avuto modo di provare, insomma. La settimana scorsa ho acquistato sul sito Cult Beauty la box in collaborazione con la blogger inglese Lydia Elise Millen, che se non conoscete dovete assolutamente andare a trovare sul suo canale YouTube perché io la trovo meravigliosa, una classe e un'eleganza che veramente poche in poche hanno, secondo me. Questa box è
la seconda rilasciata, la prima risale all'anno scorso, l'avevo acquistata, mi era piaciuta tantissimo. Questa appunto è la seconda, costa un pochettino perché costa sui 240 pound, che non è assolutamente poco, per carità di Dio, però adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro perché io penso che ne valga la pena. Allora, una volta aperta la box ci sono tutte queste veline protettive. Sembra quasi di scartare una borsa griffata. Poi c'è il giornalino, diciamo il catalogo, l'opuscolo che spiega tutti i prodotti, e questi qui sono i prodotti contenuti nella box. Vi faccio vedere tutti i prodotti. La box è un'edizione limitata, non so come sia possibile, ma nel sito ce ne sono ancora, quindi vi lascio il link sotto nel caso la vogliate acquistare anche voi. Sappiate che andrà sold out a breve, ne sono sicura. Allora, il primo prodotto è la Everywhere Multi Cream di Lanolips, che è una crema molto ricca e idratante, ma allo stesso tempo sottile e non per niente unta o grassa, che si può utilizzare sul corpo, sul viso, sulle mani, dove vi pare. È una crema rigenerante e ricostituente che ripara la pelle da screpolature, irritazioni e altre cose del genere, e mi piace tantissimo, l'ho utilizzata un sacco questo inverno, soprattutto nelle zone secche. Sapete che ho sempre dei punti un po' critici sul viso. Questa invece è la Laguna Liquid Bronzer, la terra liquida di NARS, nella classica tonalità laguna che tutte conosciamo bene. La indosso in questo momento, è una terra liquida estremamente sottile, facilissima da lavorare, che si stende facilmente con un pennello a fibre sintetiche e si setta, non rimane unta, appiccicosa, non scivola via, si fissa molto bene, e devo dire che è un prodotto che autonomamente non avrei comprato, ma sono contentissima di avere. Poi abbiamo un prodotto lussuosissimo, queste sono le Sun Drops SPF 50 di Dr. Barbara Sturm. Questo è un SPF in liquido, nella confezione in contagocce, che penso che da solo costi addirittura più di 100 pound, se non mi ricordo male. È uno dei prodotti di skincare più lussuosi che ci siano sulla faccia della terra. Sono gasatissima di poterla provare, non l'ho ancora utilizzata. Queste invece sono le salviettine sfolianti Dr. Dennis Gross Alpha Beta Extra Strength Daily Peel. Queste sono le salviettine in due fasi, per l'esfoliazione del viso, sono a base di idrossiacidi, ve le faccio vedere. Sono 30 trattamenti che si compongono di due salviettine, la fase 1 e la fase 2. Abbiamo poi la Vitamin C Paste di Elixir Skin, sì, l'ho detto giusto ma non me lo ricordavo bene. Questa è una maschera per il viso a base di vitamina C, illuminante, perfezionante, rende la pelle molto più luminosa, compatta e tonica. Non l'ho mai provata ma ne ho sentito molto parlare. E da ultimo abbiamo il Foreo Luna Mini 2, che come sapete anche lui da solo insomma ha un prezzo non da poco. Tutti questi prodotti all'interno della box ve li portate a casa praticamente per il 40% di sconto rispetto al valore di mercato. Se siete interessati vi lascio sotto il link perché è un'occasione secondo me da non perdere. Ho poi dei prodotti di Chanel della collezione primaverile che si chiama Vision d'Asie, se non mi ricordo male, ispirata all'Asia, ai colori dell'Asia. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo l'ombretto Ombre Premier nella tonalità Patin Bronze, che è un ombretto in crema color bronzo. Lo so, chi l'avrebbe mai detto? Io non ho mai comprato nessun ombretto bronzo, chissà come mai, che ventata di novità. È molto molto bello, è un bronzo leggermente più freddo rispetto ai soliti che indosso, è quello che ho su in questo momento, mi piace tantissimo, ha un sacco di riflessi dorati nonostante il colore di base sia un pochettino più freddo, quindi questo compensa un attimino, e trovo anche che abbia una leggerissima punta olivastra che lo rende un po' più interessante, ecco, un po' diverso dai soliti. Ho poi lo stick illuminante Baume Essentiel nella tonalità Sculpting, che è quella un pochettino più perlata. Questo è un illuminante in stick, il colore è un color champagne chiaro universale, anche lui ce l'ho addosso in questo momento. Ha una formula molto molto sottile che si scioglie al contatto con il calore delle dita ed ha un effetto glossy pur non essendo appiccicoso, quindi pur risultando asciutto sul viso. Poi ho un pennello da viaggio sempre di Chanel che fa parte della stessa collezione,
Giorgione, questo è il Le Pinceau de Chanel numero 105, Pinceau Illuminateur Retractable. Eccolo qua, sembra un rossetto, ma in realtà è un pennello per l'illuminante. Sembra un rossetto, è piccolissimo, lo proverò alla prima occasione. E cosa abbiamo poi qui? Abbiamo due dei nuovi rossetti Super 90s di Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury ha rilasciato tre rossetti nella formula Matte Revolution, che è quella matte opaca ma confortevole, super cremosa, quella che io adoro alla follia. Penso che siano i rossetti con la formula migliore in tutto l'universo. Ne ha rilasciati tre di nuovi, tutti ispirati alle top model degli anni 90, infatti la collezione si chiama Super 90s. Ne ho acquistati due. Uno l'ho rotto perché ero talmente eccitata quando è arrivato che ho praticamente strappato la confezione. Questo qui è super sexy ed è quello che indosso in questo momento. È un, come lo descrive Charlotte, è un nude rouge, quindi è un nude scuro ma con un tono rosso rosato, molto molto bello e anche un po' diverso dai soliti che ho, che possiedo, quindi da giustificare l'acquisto. E l'altro invece è super 90s, ve lo faccio vedere. Questo è un vero rossetto anni 90, un rossetto nude marrone. Nella collezione c'è anche un terzo rossetto che si chiama Supermodel, che io però non ho acquistato perché dagli primi swatch che sono riuscita a vedere, io ho acquistato i rossetti non appena ho ricevuto la mail di Charlotte, dei pochi swatch che ero riuscita a reperire al momento, mi sembrava molto simile a Pillow Talk, quindi ho preferito evitare di prendere un simil doppione, ecco. Però adesso mi incuriosisce un po', quindi può essere che lo compri, può essere che no, staremo a vedere. Ho poi quattro prodotti che invece non ho acquistato io ma che ho ricevuto del brand di Erdalia. Bellissimi. Non so se conoscete Dierdalia, ma è un brand di make up coreano che esiste ormai da qualche anno. Io penso che li avrete visti su Instagram perché si trovano spesso, si vedono spesso. I loro packaging sono meravigliosi, guardate qua che meraviglia. La plastica è effetto marmo, ci sono tutti questi bellissimi dettagli rose gold, sono veramente meravigliosi. Non ho ancora avuto modo di provare niente, ma vi faccio vedere quello che ho ricevuto. Questo è il fondotinta Skin Paradise Blooming Cushion Foundation nella tonalità Soft Sand. Questo è un fondotinta in cushion che, di diverso dai soliti cushion, ve lo faccio vedere perché è interessante, c'è il fatto che la spugnetta imbevuta di prodotto non è a vista, quindi non è esposta all'aria, non è esposta all'ossidazione, ma c'è questa parte qui, questa placca rotonda che venendo schiacciata rilascia attraverso questi forellini il prodotto, quindi lo trovo molto più, insomma, molto più interessante, molto più intelligente come packaging rispetto ai soliti fondotinta cushion. Poi abbiamo il rossetto Lip Paradise, guardate che meraviglia, nella tonalità Kate. Questo è un bellissimo nude pesca, molto molto bello. È da anni che io sono alla ricerca del perfetto color nude pesca. Vediamo se questo può essere il prodotto giusto. E poi abbiamo due Paradise Dual Palette, che sono le famosissime palettine micro di Dierdalia, che contengono da un lato un prodotto in crema che può essere utilizzato sulle guance come blush oppure sulle labbra come rossetto, e dall'altro invece un duo di ombretti. Questi sono satinati naturali, mentre qua invece ne abbiamo due super mega shimmer e luminosissimi. E poi invece questo è il prodotto in crema. Questa con gli ombretti shimmer è Strawberry Crush, mentre quest'altra è Lady Oxford. Un momento, ho dimenticato un prodotto di Charlotte Tilbury. Questo è il pennello Powder and Sculpt Brush, è il pennello per il contouring, che è ancora in cellofanato, non l'ho ancora utilizzato, ed eccolo qua. Questo è il mio primo e unico pennello di Charlotte Tilbury, alla forma a goccia fusolata per il contouring. Ho saputo che è un pennello ottimo, l'ho sentito dire da un sacco di persone, quindi ero curiosissima, anche perché ho comprato la Sculpting Powder di Kevin O'Quan, che penso sia il prodotto per lo sculpting, quindi per il contouring, più famoso sulla faccia della terra. Ve lo faccio vedere, è uno di quei prodotti su cui sbavavo sopra da anni, però che non avevo mai comprato, vai a capire perché. Questa qui è, allora, questo è il packaging, molto piccolino. Che è accaduto? Oh, la cialda!
Allora, questo qui è il packaging, molto piccolino, sottile, pratico da trasportare. E questa qui è la polvere. Questa è la tonalità medium, è piuttosto fredda, ma appunto è un prodotto per il contouring, è fatto soltanto per scolpire un attimo il viso. Devo ancora provarlo, ma vi faccio sapere come sarà. Ho poi due prodotti acquistati sempre online, ma sul sito inglese Feel Unique, che sono questo kit di Liz Earl, che è composto dal detergente Cleanse and Polish Hot Cloth Cleanser. Sì, ce l'ho fatta. Un nome difficilissimo, non mi rimane mai in testa. Questo è un detergente molto efficace ma anche molto delicato nei confronti della pelle, che volevo acquistare da un po'. L'ho già provato tempo fa, però mi andava di riprovarlo avendo terminato il mio detergente del momento. E nel kit ci sono anche due panni in mussola per rimuovere il detergente, che fanno sempre super comodo. E ho acquistato poi, perché finalmente era ritornato in stock, non lo trovavo mai, l'Ultimix Glow Primer di Bourjois. Questo è un primer luminoso che parrebbe essere molto 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 simile al mio amatissimo CC Serum di By Thierry, che come sapete costa 10 volte tanto. Quindi ho voluto acquistarlo perché ero curiosa, lo volevo provare e ve ne parlerò sicuramente nel caso fosse un valido sostituto. Passiamo poi agli acquisti che ho fatto da Sephora, pochi ma buoni. Abbiamo allora questo kit, che penso sia stato un resto di Natale, il Make Up Your Glow di Ole Henriksen. Questo è un kit composto dal detergente Wonderfeel Double Cleanser, che è un detergente che potete utilizzare sia per rimuovere il trucco sia alla mattina, e la Sheer Transformation Perfecting Moisturizer, questa qui blu, che pare essere formulata proprio per essere applicata prima dell'applicazione del trucco, perché riesce a far scorrere meglio i prodotti e a garantire una durata più eccelsa al make up. E poi ci sono due pezzi forti della collezione primaverile di NARS, che volevo tantissimo, e che sono il Super Radiant Booster e la palette Skin Deep. Ora ve li faccio vedere. Il Super Radiant Skin Booster è disponibile in una sola tonalità, che si chiama Terra Rossa. Che cos'è? È un fluido illuminante da utilizzare come primer oppure da mixare al fondotinta. È una tonalità dorata, leggermente bronzo, leggermente calda, che non ho ancora provato, ma di nuovo sono curiosissima di mettere alla prova. Mentre la palette Skin Deep, ve la faccio vedere, è bellissima. Io non ho mai, strano ma vero, ma non ho mai acquistato nessuna palette di ombretti di NARS, perché non so come mai, ma c'era sempre qualcosa che non mi convinceva. Invece lei, per la prima volta, mi ha fatto dire sì, è il momento, cediamo. Questo è il packaging esterno, sempre in plastica opaca, la scritta NARS invece in questo bellissimo color bronzo. Ed ecco qua la palette in tutto il suo splendore. Io la trovo meravigliosa. Quelle sopra sono tutte polveri matte, che secondo me possono essere utilizzate anche sul viso, o non si spiega le cialde così grandi, non lo so, devo provare, perché nel caso fosse così sarebbe sicuramente un doppio bingo. E poi qui c'è un altro mix di ombretti shimmer e matte nei toni naturali. Gli ultimi tre prodotti sono il kit Perfecting Skin Box di Bakel. Questo è un trattamento intensivo che dura 6 giorni, un trattamento esfoliante rinnovatore per la pelle, per avere un viso più luminoso, più levigato, per rimuovere le cellule morte, tutte quelle schifezzine lì che ci rimangono sul viso, ed è composto in due fasi, la fase esfoliante e la fase invece illuminante. Questo qui è il Moroccan Oil Treatment nella versione light, quella un pochettino più leggera, meno grassa, meno corposa, ecco, quella che dovrebbe appesantire un po' meno i capelli. Non avevo mai provato questo prodotto, però ero molto curiosa, lo volevo provare da un sacco. Finalmente ho avuto modo di acquistarlo anche a un ottimo prezzo. E poi l'ultimo, che tecnicamente non è un prodotto beauty, però è un accessorio, e che è questo organizzatore per i cassetti che ho acquistato da Tiger. È un organizer in acetato, in plastica trasparente, che contiene tutti questi scomparti qua per mettere insomma tutti i prodotti che volete, tutte le cose che volete. So che non è sempre facile trovare queste cose qui, una volta diventavamo matte, adesso si trovano molto più facilmente. Insomma, volevo segnalarvi il fatto che anche da Tiger sono arrivati. C'è in questa misura e uno anche un pochettino più piccolo, e costano pochissimo, perché questo mi pare che costi
6 o 8 euro, non ricordo bene, forse 8. E nulla, se siete curiosi andate a dare un'occhiata, ecco. Ragazzi, abbiamo visto tutto, scusate se vi sono sembrata un po' fuori fase, ma veramente ho ancora l'influenza un po' che mi frulla nella testa, non mi sono ancora ripresa al 100%. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che i prodotti vi siano piaciuti. Se così fosse, non dimenticate di lasciare qua sotto un bel pollicione. Fatemi sapere nei commenti se avete qualsiasi dubbio, richiesta o curiosità riguardo a questi prodotti. E nulla, vi mando un bacione grande e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!